Buonasera, un cordiale ben ritrovati ai telespettatori con l'edizione delle 19 del TG6 che si apre con le novità relative ai tribunali abruzzesi. Chiusura rinviata per i tribunali minori. Nella notte le commissioni della Camera hanno infatti approvato all'unanimità la proroga fino al 31 dicembre 2023. La mancata approvazione avrebbe fatto calare la scure sui presidi di Lanciano, Vasto, Sulmona e Avezzano il prossimo 14 settembre. Jacopo Forcella. I tribunali minori abruzzesi possono tirare un sospiro di sollievo. Nella notte, infatti, le commissioni riunite della Camera hanno approvato all'unanimità la proroga fino a tutto il 2023. In Abruzzo la legge sul riordino della geografia della giustizia, infatti, il prossimo 14 settembre avrebbe fatto calare la scure sui presidi di Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona. Il presidente della regione Marco Marsiglio, già ieri, in occasione della visita del premier Mario Draghi ai laboratori del Gran Sasso, aveva espresso la convinzione che l'appello dei parlamentari abruzzesi e non potesse essere accolta dal Ministro della Giustizia per guadagnare il tempo necessario ad una discussione più approfondita. E così è stato. Il ministro Cartabia ha deciso di andare incontro alle esigenze, seppure accorciando i tempi di qualche mese rispetto alla richiesta iniziale che era di 2 anni, e concedere il 2022 e il 2023, non dunque fino al settembre 2024 come si sperava. Non potevo ricevere un regalo migliore per il mio compleanno, ha dichiarato in mattinata il governatore della regione Marsiglio. Questa vittoria adesso dobbiamo farla fruttare fino in fondo. Dobbiamo proseguire nella comune azione per arrivare ad una soluzione definitiva, sapendo che non si può continuare all'infinito con proroghe che lasciano nell'incertezza e alla lunga depauperano e logorano l'attività dei tribunali e di chi vi opera. Soddisfazione bipartisan per la proroga da parte delle forze politiche. Per il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D'Alessandro la proroga è di 2 anni. Ciò significa che il legislatore non esclude di estendere la proroga fino al 2024. Non si tratta solo di aver guadagnato tempo, continua D'Alessandro, ma di inserire finalmente il caso Abruzzo all'interno della complessiva revisione della geografia giudiziaria italiana. Per il segretario regionale di Fratelli d'Italia Sigismondi si tratta di un risultato ottenuto grazie alla tenacia dei territori, attraverso un grande lavoro di condivisione ed azioni di costante raccordo tra regione, comuni, ordini professionali e parlamentari. Per Elisabetta Merlino, vice segretaria e responsabile giustizia del PD Abruzzo, si tratta naturalmente di un primo passo che ci dà respiro e possibilità per lavorare ad una soluzione che vada oltre il semplice rinvio. E a proposito della proroga che rinvia la chiusura dei tribunali, abbiamo ascoltato il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Chieti nella doppia veste di presidente anche del COFA, il Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo. Sentiamo. La scorsa notte c'è stato il pronunciamento della Camera dei Deputati circa la proroga per la chiusura dei tribunali dei 4 comuni abruzzesi. In particolare noi pensiamo a quelli di Lanciano e Vasto che comunque sarebbero stati accorpati a Chieti. Presidente Dattozzi, cosa significa questa proroga in termini pratici? In termini pratici che verranno differite tutte le procedure di accorpamento, quindi che dovrebbe riguardare anche l'ordine degli avvocati. Io prendo atto delle notizie che ho appreso anche dal comunicato stampa del Presidente Marsiglio. Naturalmente noi abbiamo sempre espresso massima solidarietà sia ai territori di Lanciano e di Vasto, anche ai presidenti degli ordini, e abbiamo sempre comunque ribadito come ordine di Chieti che noi abbiamo interesse all'accorpamento e che comunque ci eravamo preparati e siamo pronti comunque all'accorpamento attraverso tutte le procedure che riguardano in particolare l'ordine. Ci sono state anche nel frattempo anche degli incontri istituzionali, anche da ultimo con il prefetto e con il presidente del tribunale, con il direttore generale del ministero, per anche risolvere la questione logistica, quindi degli immobili da destinare per ampliare il tribunale. Quindi prendo atto della decisione e sono contento naturalmente per i 2 territori e ribadisco che comunque noi siamo pronti. Ecco, comunque una proroga che significa un passaggio momentaneo, però in termini anche di calcoli, la eventuale chiusura dei 2 tribunali, lei ha espresso solidarietà perché costituirebbe comunque una sorta di penalizzazione per i professionisti che lì svolgono attività. Questo senza dubbio, è chiaro che però è un provvedimento legislativo che risale al 2012, che ha riguardato l'intero territorio nazionale, quindi è chiaro che Chieti ha avuto dei problemi connessi anche con il terremoto.
Ciononostante, ripeto, il Tribunale, l'ordine è pronto, era pronto anche per quanto riguarda le eventuali elezioni che avrebbero dovuto svolgersi con gli ordini accorpati, quindi l'accorpamento avrebbe quindi comportato una rappresentanza naturalmente di Lanciano e di Vasto. Ora noi, entro gennaio 2003 ci sarà il rinnovo di tutti gli ordini forensi, quindi sia di Chieti che di Lanciano e di Vasto, e poi ci sarà il problema che però l'accorpamento è stato di fatto spostato di circa un anno e mezzo, quindi ci potrebbero essere dei problemi di carattere pratico, che però credo che non ci saranno problemi che potremmo risolvere senza difficoltà. Sono 1728 di età compresa tra 3 mesi, 101 anni, nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Di questi 951 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. I nuovi casi provengono 413 dalla provincia dell'Aquila, 423 da quella di Chieti, 383 da quella di Pescara, 478 dalla provincia di Teramo. 26 da fuori regione, mentre 4 sono in corso verifiche, per i 4 sono in corso verifiche per accertamenti. Eseguiti 5.818 tamponi molecolari e 11.559 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 9,94%. Nelle ultime 24 ore sono 757 i guariti, mentre gli attualmente positivi aumentano di 959 unità. In calo i ricoveri, sono 470 i pazienti in area medica, 23 in terapia intensiva. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi di età compresa tra 55 e 84 anni, 3 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo, mentre 5 casi sono risalenti ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle ASL. Andiamo avanti, il prezzo delle utenze è alle stelle, i magazzini sono poco riforniti e la concorrenza dell'e-commerce è insostenibile. Confesercenti Pescara chiede agli amministratori locali di sospendere le imposte per i negozianti. Giuseppe Dintino. E questa crisi è veramente forte, ci attanaglia sempre di più, con tante problematiche, con ipotetica guerra e quindi che potrebbero far aumentare ancora di più i prezzi, e poi il lavoro continua comunque a mancare. I commercianti sono ancora in lockdown, ma il Covid questa volta c'entra poco o nulla. Le piccole attività sono con l'acqua alla gola, i magazzini sono poco riforniti, molti dei fornitori di paesi esteri come la Cina hanno ridotto la produzione. Gli articoli scarseggiano nei negozi, anche considerando che gli ordini della merce, da fare con mesi e mesi di anticipo, si sono ridotti a causa dell'incertezza dovuta alla pandemia. I prodotti che mancano agli esercenti però si possono trovare online sulle grandi piattaforme di distribuzione e spesso a prezzi molto più vantaggiosi per il consumatore, in quanto le piccole attività devono fare i conti con tasse, stipendi e bollette, quella della luce è più che raddoppiata, mentre le banche, sempre più raramente, sono disposte a rimodulare i finanziamenti. Questa condizione, che è nata dal problema Covid, sta diventando un'abitudine a non frequentare le città, non frequentare i negozi. Quindi il primo problema è la paura, dobbiamo far tornare comunque i cittadini, i consumatori, nelle strade in tranquillità, senza mascherina, siamo tornati alla normalità e alla normalità deve tornare anche il commercio e il turismo. Il problema importante è che in questa fase nasce una condizione diversa, il prodotto primario non viene consegnato ai negozianti, cioè le grandi aziende non stanno fornendo i negozi, le imprese piccole vorrebbero lavorare ma non hanno il prodotto, le imprese grandi lavorano online a un prezzo stracciato. Naturalmente il problema più grande è che le imprese online non pagano le tasse come le pagano le piccole imprese. Gli ultimi ristori per gli esercenti sono stati quelli dell'anno scorso, il 31 marzo, data in cui decadrà l'obbligo di mascherine e lo stato
stato di emergenza, i negozianti dovranno tornare a pagare la tassa sul suolo pubblico. Per questo Confesercenti Pescara ha scritto una lettera diretta al prefetto e ai sindaci della provincia per chiedere la sospensione o la riduzione delle imposte locali. A livello nazionale, intanto, il governo ha già speso circa 10 miliardi di euro per calmierare gli aumenti, che però al prezzo delle utenze hanno fatto il solletico. In un anno il costo della luce è aumentato del 131%, del 94% quello del gas. Il governo lavora per raddoppiare l'estrazione del metano, anche dai giacimenti nell'Adriatico. Eccola la transizione ecologica a suon di trivelle, fanno sapere gli ambientalisti abruzzesi del coordinamento Tu Viva. Mentre a Roma prosegue lo sciopero della fame di ultima generazione per chiedere un incontro al ministro Cingolani. E siamo alla cronaca, due tifosi del Pescara sono stati denunciati all'autorità giudiziaria dagli agenti Digos della questura di Ancona per aver acceso in curva sud allo stadio del Conero durante l'incontro di calcio Ancona-Matelica-Pescara del 22 dicembre scorso un artificio pirotecnico e averlo lanciato sul terreno di gioco, creando così una situazione di pericolo per l'incolumità dei giocatori e degli altri soggetti presenti all'incontro. I denunciati sono due cittadini italiani, uno classe 98 residente a Chieti, l'altro del 95 residente ad Erice. Inoltre, sulla base dei riscontri investigativi, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto l'avvio del procedimento già notificato agli interessati, volto a valutare l'adozione nei loro confronti dei provvedimenti di DASPO. Voltiamo pagina, Nuova Pescara, la fusione finisce sul tavolo della ministra Lamorgese. Una delegazione abruzzese ieri a Roma ha incontrato la ministra dell'Interno per esporre la questione della nascita della Nuova Pescara, che ora dovrà seguire anche un iter parlamentare. Dell'incontro non sapevamo nulla, hanno dichiarato i presidenti dei consigli comunali di Montesilvano e Spoltore, Giuseppe Dintino. La nascita della Nuova Pescara finisce sul tavolo della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Ieri una delegazione composta dai senatori Pagano e D'Alfonso, dal promotore del sì referendario Costantini, dal presidente della Commissione Statuto della Nuova Pescara Fidanza e dal presidente della Commissione Statuto e Regolamento di Pescara Croce si sono recati al Viminale. Abbiamo portato alcune questioni che sono già sul tavolo da tempo, di cui la ministra era già al corrente, che riguardano fondamentalmente la questione delle rappresentanze all'interno dei tre consigli comunali che partecipano a questo processo di fusione. Siccome la norma oggi non consente la partecipazione al processo di fusione dei tre consigli comunali, avendo giustificazione per poter partecipare, perché la norma del TUEL non contempla anche dentro al processo di fusione questa partecipazione, la ministra ci ha chiesto di attivarci per fare una richiesta, naturalmente lei è d'accordo con questa impostazione, per fare in modo che ci sia un intervento legislativo il più veloce possibile che rimuova questo problema che sta dentro ai processi di fusione. Dell'incontro a Roma noi non sapevamo nulla, fanno sapere Ernesto De Vincentis e Lucio Patricciani, presidenti del Consiglio Comunale rispettivamente di Montesilvano e Spoltore, che lamentano come non si sia dato spazio ai due comuni cosiddetti minori. Nel 2014 c'era stato il referendum per la fusione, vinse il sì col 64%, poi dopo anni di battaglie politiche nel 2018 si giunse con approvazione all'unanimità alla legge regionale che impone il 2023 come limite massimo per la nascita della grande città. I tre sindaci dei comuni interessati potrebbero decidere una sola volta di prorogare la scadenza al 2024. È un lasso di tempo che io ritengo sia ampiamente sufficiente, perché tanto il processo di fusione non è tanto complicato da un punto di vista, diciamo così, strettamente organizzativo, anche se è molto complesso e molto complicato, c'è bisogno di risorse, ma il processo di fusione è delicato anche da un punto di vista politico, cioè bisogna trovare le sinergie di questi tre comuni che mettono in piedi e realizzano di fatto, anche politicamente parlando, questa fusione che è molto complessa, molto delicata. I comuni più piccoli, quindi Montesilvano e Spoltore, hanno mostrato qualche perplessità che va assolutamente tenuta in considerazione. La norma stabilisce che ci possono essere dei municipi che quindi possono rimanere così come sono adesso, magari anche ampliarli.
addirittura con cariche elettive, quindi non è che resta un municipio che svolge soltanto un servizio, ma possono essere municipi, come dice già la norma, non c'è bisogno di modificarla, che consentirebbe anche di fare municipi elettivamente presenti sul territorio con delle specifiche competenze. Ecco, tutte quante queste cose, ancorché consentite dalla legge, vanno codificate all'interno di questo percorso, scritte all'interno dello statuto, e diventa carta costituzionale per la nascita di questi tre comuni. Queste perplessità politiche di cui parla ad oggi sono superate, se tutti di comuni intenti, o c'è ancora qualcuno che rema contro? No, io non penso che ci sia qualcuno che remi contro, c'è qualcuno che più di altri ha qualche perplessità, qualche angolazione della veduta di questo, di questa questione, che tenga conto il più possibile del mantenimento, diciamo così, della storicizzazione e soprattutto delle peculiarità di questi tre territori. E dopo il centro-sinistra anche il Movimento 5 Stelle attacca a Pescara la giunta Masci sul futuro delle aree di risulta. Questa mattina i pentastellati hanno anche brindato con lo spumante per aver salvato l'area dalla privatizzazione. Il servizio di Paolo Renzetti. Che qui andiamo dalla continuità amministrativa che parte dal centrosinistra di Alessandrini e arriviamo al fallimento del centrodestra di Carlo Masci, il mandante di un delitto che non si è perpetrato e poi l'esecutore che ha voluto ripercorrere tutto il percorso fatto da Alessandrini e quindi quello che noi abbiamo sempre definito lo scempio della riqualificazione dell'area di risulta con privatizzazioni, cementificazioni e quant'altro, e oggi invece abbiamo la dimostrazione che quello che abbiamo sempre detto dal primo momento era vero, cioè che un progetto che non aveva discusso con la città, che non si era confrontato con la città, non era appetibile né per la città stessa né per eventuali investitori o finanziatori che avrebbero dovuto partecipare al bando. La gara infatti è andata deserta e questa è la dimostrazione che abbiamo sempre avuto ragione fin dal primo momento. Scampato pericolo di 20 anni di privatizzazione del centro città e dovevano essere costruite delle residenze private, parcheggi, tutti i 2000 posti auto dell'area di risulta dovevano essere privati, così come i 900 e passa stalli del quadrilatero centrale a 7 euro al giorno per 18 anni. Questo è il grande fallimento di Masci, che prima ha tradito la città poiché si era presentato alle elezioni con un mandato elettorale completamente diverso. Ricorderete tutti quanto si erano opposti i rappresentanti del centrodestra a quello che proponeva il centrosinistra, e poi diventati maggioranza lo hanno invece portato avanti, approvato e addirittura messo a bando di gara con l'idea di mettersi una spilletta sul petto e addirittura peggiorando l'ipotesi con le bizzarrie tipo la pista da sci. Per noi ci sono dei vincoli, cioè quella fu una proposta che riguarda il fatto che l'area di risulta è pubblica e pubblica deve rimanere, non ci sono privatizzazioni da fare, e il passaggio che oggi va fatto è quello del confronto con la città, quello che non è stato fatto prima, il grande errore di negare l'ascolto della città non deve essere ripetuto. E se alla città, diciamo, sarà gradevole l'idea e il progetto verrà fatto con una sostenibilità economica e finanziaria sostenuta anche dai commercianti, sosterremo questo progetto. E siamo a Chieti, sì, della giunta per il programma triennale 2022-2024 delle opere pubbliche, una manovra che sarà ora sottoposta al vaglio della Commissione Lavori Pubblici perché approdi in Consiglio Comunale per l'approvazione, così come tutti i provvedimenti collegati al bilancio. Una manovra da 80 milioni di euro, quella per le opere pubbliche dell'amministrazione Ferrara per il triennio 2022-2024. Il Comune ha approvato il piano triennale che cambierà in meglio il look della città. Obiettivi: rigenerazione urbana, manutenzione e sicurezza. Un anno di lavoro per reperire fondi ai quali si aggiungeranno le risorse in arrivo dal PNRR. Il primo anno di lavori inizierà con la riqualificazione di Via dei Conventi, 15 milioni di euro per un intervento di rigenerazione urbana, verde pubblico, sostenibilità e mobilità, ai quali si aggiungeranno 20 milioni per la riqualificazione di vari edifici storici, tra i quali l'Eden, Palazzo Masciangioli e il Supercinema. Interventi per 5 milioni di euro sono previsti già da primavera per le strade, sistemazioni di via Gran Sasso e di messa in sicurezza che invece riguarderà il ponte di Madonna delle Piane e il viadotto Santa Maria e via Renazze.
Rifacimento in programma anche per via Modesto della Porta e per la Colonnetta, mentre saranno opere di consolidamento quelle che riguarderanno il tratto viario di Colle Rotondo, strada Belvedere e strada Mucci. Sul fronte del dissesto idrogeologico, tanti gli interventi consentiti dai trasferimenti della Regione per la Villa Comunale e per il Parco di San Martino. In programma anche manutenzione ed efficientamento di numerosi immobili comunali e aree annesse, soprattutto nelle scuole, in particolare il nido di Viale Amendola, Le Nolli, scuole medie Antonelli e De Lollis, le primarie di Via per Francavilla e del villaggio Celdit. E non ultimi ci saranno anche interventi di manutenzione degli alloggi popolari di Via degli Ernici e Via Maiella e la ristrutturazione dell'ex asilo di Via Principessa di Piemonte e dell'ex scuola Il Casone. L'ASL di Pescara illustra i numeri sulla cura del diabete, non solo Covid, nel periodo dell'emergenza sanitaria l'unità operativa complessa di endocrinologia e malattie metaboliche ha lavorato alacremente. Sentiamo. 11.000 visite per oltre 9.000 pazienti nel 2020 e quasi 14.000 visite per 10.000 utenti lo scorso anno. Questi numeri dell'unità operativa complessa di endocrinologia e malattie metaboliche dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, diretto dal dottor Agostino Consoli, che questa mattina nel corso di un incontro con la stampa ha voluto sottolineare il gran lavoro portato avanti dal suo reparto nei due anni contrassegnati dalla pandemia. Nei mesi di gennaio e febbraio del 2022 sono state già effettuate 225 prime visite nel reparto. Qual è l'identikit del paziente che si rivolge al vostro reparto? La nostra è una persona con diabete che si rivolge al nostro servizio ed è una persona che è affetta da questa malattia o in alcuni casi che comincia ad avere dei segni che sono in realtà molto molto remoti. La malattia, il diabete di tipo 2, che è quello più diffuso, è una malattia che si presenta senza sintomi nella maggior parte dei casi, quindi vengono da noi, generalmente il caso tipico è il marito che viene portato per le orecchie dalla moglie e da lì poi comincia un percorso, perché la malattia diabetica, quando parliamo di diabete di tipo 2, diabete di tipo 1 è una cosa diversa, poi ne possiamo parlare, è un più che una malattia, nelle prime fasi è uno scomodo compagno di viaggio. Un compagno di viaggio molto scomodo al quale devi prestare attenzione, perché se non lo stai a sentire poi ti frega e comporta una serie di complicanze che diventano quelle sì invalidanti, a livello degli occhi, a livello del rene, a livello dei vasi sanguigni, quindi cuore, quindi cervello, quindi arti inferiori. Il lavoro dei medici nella cura del diabete è cambiato con l'arrivo della pandemia, ma oggi grazie a nuovi farmaci gli obiettivi sono ancora più ambiziosi, come ha spiegato il dottor Fabrizio Febo. Il lavoro nostro è cambiato molto perché abbiamo dovuto fronteggiare tantissime visite di pazienti che erano ricoverati per Covid, perché la prevalenza delle persone ricoverate che avevano, per Covid, che avevano il diabete è molto alta, quindi abbiamo creato un stretto rapporto con il Covid Hospital e con il Day Hospital per gestire questi pazienti durante il ricovero e dopo la dimissione, quindi questa era una grandissima fetta. Poi c'era sempre la fetta di pazienti che noi seguivamo in cronico, che abbiamo dovuto seguire anche questa volta con i nuovi mezzi. Piano piano siamo tornati a una nuova normalità e questa nuova normalità sarà destinata a cambiare, perché con l'avvento della nota 100, che è una rivoluzione per il medico di medicina generale, i medici di famiglia potranno utilizzare dei farmaci che fino a poco tempo fa non potevano utilizzare, quindi qualsiasi paziente avesse un diabete anche non perfettamente controllato, o la soluzione era un farmaco vecchio pericoloso oppure fare un accesso in diabetologia. Dal 26 di gennaio al 25 di gennaio questo non è più così. Voltiamo pagina, le bellezze dell'Abruzzo in mostra all'Expo di Dubai, dove spicca la presenza del GAL della Costa dei Trabocchi. Paolo Renzetti. Un'altra grande soddisfazione, l'Abruzzo finalmente è al centro dello scenario internazionale, con i suoi territori, con i suoi prodotti, con il nostro brand, il brand Abruzzo, Abruzzo Sostenibile, un riconoscimento da parte del Ministero che premia questo progetto che verrà portato a Dubai. È bene precisare e ricordare che i GAL vengono sostenuti e finanziati dal Dipartimento Agricoltura, perché fanno parte del piano di sviluppo rurale, e che vanno lì a rappresentare l'Abruzzo, perché è stato scelto tra
i 5 progetti che a livello nazionale l'Italia porta a Expo Dubai su quello che è il turismo sostenibile, sul turismo rurale. È un progetto che vede ovviamente, in questa fattispecie parliamo della Costa dei Trabocchi, che è un nostro simbolo, e quindi siamo orgogliosi e soddisfatti, ma soprattutto per il fatto che c'è attenzione a livello nazionale, finalmente c'è attenzione a livello nazionale per la nostra regione, e c'è per la prima volta attenzione rispetto alla nostra regione a livello internazionale, frutto di un lavoro che stiamo facendo. Torniamo da Dubai con l'AgriFood la settimana scorsa, dove credo che abbiamo per la prima volta, anche qui sottolineo, raggiunto un'attenzione vera da tutto il sistema internazionale con l'occasione di Dubai, di questo nostro progetto di internazionalizzazione, che credo farà fare un salto di qualità alle nostre aziende, alle nostre imprese, ma soprattutto farà fare un salto di qualità alla nostra regione, alla regione Abruzzo, Abruzzo sostenibile, così come l'abbiamo definito. Ecco. La nostra regione è una regione evocata che ha una valenza ambientale unica e fantastica, è una regione che ha un territorio in un'ora e un mare eccezionale, la Costa dei Trabocchi lo rappresenta, abbiamo la montagna più alta degli Appennini, abbiamo un sistema di aree protette con 3 parchi nazionali, un parco regionale, 26 riserve regionali, un unicum ambientale. Dentro questo ragionamento noi puntiamo molto sul cicloturismo, puntiamo molto sul turismo sostenibile, anche come elemento di valorizzazione della nostra terra, della terra d'Abruzzo, e l'abbiamo definita, ecco, nella missione all'estero, Abruzzo sostenibile. È stato formalizzato questa mattina all'Università degli Studi di Teramo l'accordo tra Ateneo Teramano e Conad Adriatico, un'intesa che permetterà agli studenti di Unite di fare esperienze formative professionali già durante il loro corso di studio. Tania Bonici Castelli. Tirocini, ricerca, trasferimento tecnologico, formazione. Sono questi i punti di forza dell'intesa raggiunta tra l'Università degli Studi di Teramo e in particolare la Facoltà di Scienze della Comunicazione con il Conad Adriatico. Una tale sinergia, Ateneo-impresa, diventa così uno strumento prezioso di sviluppo socio-economico sia per le aziende di calibro nazionale come il Conad, sia per gli studenti di Unite, che faranno esperienze formative di alto livello professionale già durante il loro corso di studio. Concretamente per gli studenti di Unite, sì, cosa avverrà grazie al Conad? Allora, innanzitutto noi metteremo a disposizione la nostra azienda per fare esperienze, stage formative all'interno dell'azienda, di Conad Adriatico come Conad in generale, quindi voglio dire tutta la comunicazione che facciamo a livello nazionale e così via, quindi la possibilità di prendere delle idee, di partecipare a dei team di progetto per poter scambiare opinioni, quindi anche conoscenze delle migliori agenzie nazionali per, da questo punto di vista. Poi noi, voglio dire, abbiamo l'opportunità attraverso sempre questo rapporto di poter far partecipare dei nostri collaboratori a delle attività universitarie innovative per quanto riguarda il discorso della comunicazione, quindi dovrebbe essere un interscambio molto formativo e di grande interesse per tutte e due. L'obiettivo che l'Università di Teramo punta a raggiungere attraverso l'intesa di collaborazione con il Conad Adriatico sarà quello di un interscambio tra capitale intellettuale e mondo economico, con importanti vantaggi per entrambi. È l'inizio di un rapporto che prevede sia percorsi formativi che percorsi di ricerca e di trasferimento tecnologico. Avvicina sempre di più l'Università di Teramo al mondo produttivo e a quello che chiamiamo terza missione. È un'occasione ovviamente per l'azienda, che potrà utilizzare le nostre competenze, ma anche e soprattutto per noi, per i nostri studenti, che vedranno i loro percorsi formativi più collegati con aspetti pratici. Insomma. Quindi direi una relazione a 360 gradi, ma anche e soprattutto poi il trasferimento della ricerca, quindi il trasferimento tecnologico per migliorare poi le performance economiche anche delle aziende. E passiamo alla pagina sportiva. Questa sera alle 21, posticipo in chiave play-off per il Pescara, che all'Adriatico Cornacchia riceve la visita della Virtus Entella. Scontro diretto in piena regola per i biancazzurri, che vincendo potrebbero agganciare proprio i Liguri a quota 45 punti e mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta di lunedì sera contro la Reggiana. Qualche cambio di formazione per Auteri, che ripropone Veroli dall'inizio in difesa con Gherardi e Drudi,
turno di riposo per De Risio e allora sarà Pontisso a far coppia con Pompetti in mezzo al campo. A centrocampo mancherà ancora Memushai, mentre a sinistra Rasi prenderà il posto dello squalificato Zita, espulso lunedì al Mapei Stadium. Dalla parte opposta Zappella al posto di Cancellotti, davanti Clemenza a destra nel tridente completato da Ferrari e Rauti. Nella Virtus Entella out il centrocampista abruzzese e capitano Paolucci, l'ex De Sena sarà della gara con Rada e Caric nel 4-3-1-2 che vedrà Schenetti in gol all'andata alle spalle della coppia formata da Lescano e Mercai. Arbitrerà l'incontro Luciani di Roma 1, appuntamento questa sera con l'Abruzzo del pallone a partire dalle 20:30 per il prepartita e poi per il match e il post gara dell'Adriatico Cornacchia. Teramo bello e Sprecone, la Pistoiese impatta, tante occasioni ma alla fine al Teramo sfugge la vittoria contro la Pistoiese e dopo il vantaggio di Soprano ad inizio gara i toscani riescono a raggiungere la parità con Vano. Al diavolo restano i rimpianti per le tante occasioni mancate. Jacopo Forcella. Un'occasione persa, il Teramo impatta per la prima volta nel 2022, ma l'1-1 del Bonolis contro la Pistoiese sa tanto di beffa per la squadra di Guidi. Se con la Lucchese il risultato di misura era bastato, con gli arancioni no, ma l'X allunga 3 la striscia di risultati positivi. Al diavolo bastano 6 giri di lancette per sbloccare la partita e servono il tempismo e i centimetri di Marco Soprano, che pescato da Rosso in area, che il corner se lo era guadagnato impegnando secoli, in deposita in fondo al sacco il pallone del vantaggio. Teramo arrembante col 3-4-3 che trova velocità e profondità con gli esterni, attacco, Seculin chiude dopo un minuto ancora sul rosso, ma i padroni di casa devono difendersi dal ritorno di una Pistoiese colpita a freddo e che con la sventola di Venturini chiama Perucchini al volo plastico per mandare in calcio d'angolo la sfera. Pistoiese che attacca meglio di quanto difenda, Vano sotto misura centra il palo facendo correre un brivido sulla schiena dei già infreddoliti 941 spettatori del Bonolis. E che i toscani ballino spesso dietro lo si vede al minuto 41, quando un cross ancora di Rosso, quasi fotocopia dell'assist per Soprano, arma il tacco di Jacopponi, sul quale Seculin è semplicemente sensazionale. Poi Polpastrelli cancella infatti il possibile 2-0. Esattamente quello che accade al 53esimo, quando D'Andrea di testa centra l'estremo difensore arancione e lo stesso attaccante non dà la forza necessaria al tap-in da pochi passi. Ancora Seculin con un colpo di reni tiene in vita la Pistoiese. Guidi Alessandrini allora ridisegnano i propri 11, Parroni di casa con Bernardotto, De Grazia e Mordini e passaggio al 3-5-2 in attesa del rush finale, ma tenerla in bilico si rivela un peccato mortale per il Teramo, che a un quarto d'ora dal traguardo vede la testa di Vano spuntare tra i centrali di difesa e battere Perucchini ben servito dal traversone di Di Massimo. Diavolo in confusione dopo il gol del pari, che addirittura rischia quando il rimpallo sul tacco di Jacopponi libera il diagonale neoentrato D'Antoni. Conclusione debole, Perucchini la tiene e sarà anche la conclusione che di fatto fa calare i titoli di coda su un match più dominato rispetto all'ultimo in casa, ma che rappresenta un passettino, seppur piccolo, verso la lunga strada per raggiungere la salvezza. Ed è tutto per questa edizione, il TG6 torna con l'edizione della notte subito dopo la trasmissione L'Abruzzo del pallone. Vi ricordo che i nostri servizi sono sempre consultabili sul canale YouTube di TV6 e alla pagina www.tv6.it. Grazie per essere stati con noi, una cordiale buonasera.